Ciao a tutti, sono Dangelo Nicolò e oggi vi voglio parlare del conto online e la rispettiva carta che nel momento del bisogno mi ha aiutato veramente tanto e la reputo sicuramente il miglior servizio tra i tanti che ho provato ora. Sì, sto parlando proprio di Revolut, scopriamolo insieme dopo la sigla. Ehi, dove sei? Dai, vieni fuori. Ti ho vista. Dai, vieni fuori, non essere timida. Vieni fuori. Stiamo parlando proprio di Revolut. Sì, non fate caso a questo portafoglio pazzesco. Se volete, vi lascio il link in descrizione. Tuk. Eccola qua. La carta Revolut. Servizio pazzesco. Che altro dire? Un'applicazione fatta bene, intuitiva, rapida in tutto ciò che riguarda questo conto online. Premessa: perché avere un secondo conto? Perché secondo me Revolut è perfetta come, non come conto principale, ma come secondo, terzo, quarto conto. Perché avere più conti? Innanzitutto per diversificare il rischio. È vero che prima che fallisca una banca è dura, però prevenire è sempre meglio che curare, ma soprattutto per avere una migliore gestione dei propri soldi, avendo un conto principale in cui arriva il reddito da lavoro e con cui magari si fanno le spese principali per vivere. Un altro lo dedichiamo esclusivamente a un conto d'emergenza, soldi che non tocchiamo se non proprio nel momento del bisogno. Alcune volte persone che hanno la partita IVA aprono un conto online diverso in cui mettere tutti i soldi dedicati alle tasse per non arrivare a fine anno con l'acqua alla gola. Alcuni utilizzano un altro conto per i viaggi, per gli sfizi, quindi è per gestire al meglio i propri soldi. Perché ho scelto proprio la carta Revolut? Nel momento del bisogno, ovvero quando la mia carta del mio conto principale, una banca fisica, mi è stata bloccata, ecco che tra le carte che avevo fatto quasi per gioco, no? Per prendere i classici bonus ricorrenti. Ah già, vi ricordo, link in descrizione se volete supportarmi e se volete farvi questo fantastico conto. L'avevo fatto per gioco, no? Per guadagnare quei 10-20 euro così. E poi lì nel momento del bisogno in cui effettivamente non riuscivo a pagare, a fare pagamenti e tutto, sono arrivato lì un po' sbigottito, ma provo tra le carte che avevo, Revolut è sicuramente stata per me, per la mia esperienza, la migliore. Intuitiva, rapida, non l'avevo mai usata, subito con l'applicazione, puoi impostare il PIN sulla carta, puoi bloccare qualsiasi cosa della carta, sia totalmente, bloccare solo i prelievi, bloccare il contactless, bloccare i pagamenti online. Poi c'è la funzione della carta usa e getto per gli acquisti online se non si è proprio sicuri. Ecco, uso la carta usa e getta che se mai mi dovesse andare male perdo quei soldi di quell'importo, però la carta si autodistrugge e ne puoi creare un'altra e quindi non ripercuoti il tuo conto e i tuoi risparmi e i soldi sudati con delle truffe. La funzione principale per cui fare Revolut è la possibilità di avere un conto multivaluta, riuscendo a cambiare i propri soldi in fiat senza pagare ulteriori commissioni. Io ho il conto gratuito e quindi c'è un limite di 1000 sterline al mese per il cambio valuta, che comunque è abbastanza ingente, al tasso interbancario, quindi è una cosa fantastica, soprattutto per chi viaggia, una comodità pazzesca. Altre funzioni, la possibilità salvadanaio, quindi di mettere dei soldi da parte in maniera ricorrente, quindi una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, e vi consiglio di quando vi arriva lo stipendio di dedicare proprio una parte dei vostri soldi al salvadanaio per investimenti o per il conto d'emergenza. C'è la possibilità anche qua di fare budgeting sia personale, quindi metti una determinata quota quando vuoi per una determinata cosa, un viaggio, un oggetto che vuoi acquistare, sia per farlo in comune, magari con tua mamma o tuo papà, dei tuoi amici. Fare budgeting per un obiettivo. Immagina una squadra di calcio, magari tutti con Revolut, tac, facciamo, mettiamo insieme i soldi. Se una volta, che ne so, devi comprare le magliette nuove. Sto facendo supposizioni banali. Altra funzione pazzesca è quando si fa una spesa, arriva immediatamente la notifica.
E la cosa figa è che viene categorizzata. Quindi tu a fine mese puoi andare a vedere dove finiscono i tuoi soldi, come li spendi. E lì poi dopo puoi indirizzarti meglio verso la direzione che più desideri per la tua vita. Quindi se ti rendi conto di spendere troppi soldi in banalità, poi innanzitutto diventi consapevole e in seguito puoi aggiustare il tiro. Se c'è la possibilità di dividere i soldi tra vari conti Revolut. Tra le funzioni poi possiamo scoprire quelle un po' più classiche, come magari un cashback, molto ingente su alcuni siti tipo Media World, Unieuro, anche Carrefour, quindi quando si va a fare la spesa può essere comoda e fare la differenza nel lungo, soprattutto la spesa che una volta a settimana più o meno la si fa. E poi ci sono anche sconti, come quello di MyProtein, se sei interessato all'alimentazione e all'integrazione. Inoltre c'è la possibilità di accantonare i propri soldi in Bitcoin, criptovalute o in commodities, materie prime come l'oro o l'argento, a commissioni molto basse. I prelievi sono gratuiti da ATM fino a 200 euro al mese, è abbastanza limitante. Adesso però il contante non è più necessario e comunque questo è solo per il conto base. Poi dopo ci sono altri conti che permettono di aumentare esponenzialmente questi limiti, fino ad azzerarli, avere cose pazzesche. C'è la carta metal dove addirittura hai anche la possibilità di accedere alla lounge fuori di testa. La do per scontato, ma alla fine non lo è. Transazioni rapidissime e gratuite, ovviamente, che deve essere ormai un must, il minimo di ogni conto. Questo è il mio portafoglio Moero, qualità pazzesca, tecnologico. Eccola. Magari era meglio fermarla. Quella è la carta che vi arriva a casa in un attimo, una settimana, in tutta la sua bellezza, il conto base funziona da Dio. Quindi ha determinati limiti, ma come secondo conto per viaggiare è la soluzione. Ragazzi, Revolut, accogliete questo consiglio spassionato da un amico. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.